Buongiorno a tutti, siamo qui al secondo incontro del nostro corso di formazione che abbiamo organizzato con Mito Realtà, il patrocinio del Nodo Group e di ANDTC, che è l'Associazione Internazionale delle Comunità Terapeutiche, e Gnosis, che è una fondazione tra le nostre comunità. Il titolo del nostro incontro è Virtuale reale, sì, il corpo tra dipendenza e connessione nell'era digitale. Ma al di là del dibattito tra virtuale e reale che ci porterebbe, credo, su lidi filosofici che forse in questo momento non sono quelli che sentiamo più vicini, abbiamo cercato di mettere il focus sul corpo all'interno di questa dialettica e quindi i nostri due obiettivi sono da un lato quello di riconoscere e sicuramente dare molto rilievo consapevole all'importanza che questi mezzi telematici hanno nella nostra vita attuale, in particolare nell'era del Covid. Senza i nostri webinar non avremmo potuto mantenere questi contatti frequenti che ci hanno molto aiutato, coinvolgendo operatori, familiari, anche i residenti. E senza questi mezzi non avremmo potuto condividere le angosce, le paure, le rabbie, le incertezze che hanno pervaso questi lunghi mesi e che ancora si protrarranno nel tempo. L'altro obiettivo, però, in questa mattinata è quello di interrogarci sull'uso costruttivo di questi strumenti, che sono appunto strumenti, e anche sui rischi che scaturiscono dalla dipendenza patologica di questi stessi. Soprattutto in età evolutiva, abbiamo molti dei nostri ospiti in questa età, e in particolare sugli effetti alienanti del corpo cosiddetto digitalizzato, e sui metodi di cura però che possono riportare il soggetto e il gruppo a vivere l'esperienza vitale del corpo vissuto. Tra l'altro tutti noi, soprattutto chi lavora con smart working, ma anche noi terapeuti che lavoriamo ormai molte ore su Skype con i nostri pazienti o su Zoom delle riunioni, abbiamo avvertito quella sorta di affaticamento che è stata già delineata come una sindrome vera e propria. Il video call fatigue o lo Zoom fatigue, e se andremo avanti così sarà anche inserito nel DSM-5 fra un po'. Questa sindrome è causata proprio dallo sforzo compensatorio che dobbiamo mettere in campo per supplire all'assenza della presenza fisica dei nostri interlocutori. È uno sforzo cognitivo che quindi supplisce alla limitazione che si è riscontrata nelle recenti ricerche dell'attivazione dei neuroni mirror, che voi sapete sono proprio quelli deputati all'empatia, ma anche dei neuroni GPS che ci aiutano a orientarci nello spazio e a integrare la memoria autobiografica, che è quella per cui noi ricordiamo gli eventi e i contesti in cui questi eventi avvengono. E questo è un aspetto interessante che le nuove ricerche, forse anche Simone lo riprenderà, stanno mettendo in luce, soprattutto dopo alcuni continui riscontri di allievi della DAD che dicono di non ricordare le lezioni a cui assistono. Per cui, per affrontare questi nuovi aspetti, abbiamo invitato due ospiti esterni, oltre la relazione che presenterà Mito Realtà, che sono competenti su questa area così cruciale in questo momento. Allora, intanto, Giuseppe Lavenia, che ci aprirà, insomma, l'evento, che è una new entry dal nostro punto di vista, ma molto, molto noto come pioniere e esperto delle dipendenze tecnologiche e del cyberbullismo
ed è gioco d'azzardo sempre tecnologico. Per questo ha fondato questa Associazione Nazionale di Dipendenze Tecnologiche, a cui anche Simone Russo appartiene, che ormai mi sembra, Giuseppe, abbia quasi 30 sedi in Italia. Si è diffuso in un modo estremamente capillare e direi con molta velocità. Giuseppe Lavegna affianca l'attività clinica, l'attività di insegnamento, è stato docente in varie università, Chieti, Urbino, adesso attualmente ad Ancona, e l'impegno istituzionale come vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi delle Marche e consigliere nazionale dell'ENPA. E fa periodicamente corsi di formazione sulle dipendenze digitali che sono aperti non solo ai clinici e agli educatori, ma anche ai volontari, per sensibilizzare in un modo diffuso. Direi che proprio il suo carisma è proprio quello della diffusione a capillare di questa problematica e di supporto ai familiari, agli educatori, rispetto ai rischi. Ha scritto poi una serie di libri che hanno il pregio di essere rigorosi, ma al contempo con un linguaggio, vedete solo dai titoli, estremamente accessibile, molto capace di entrare in un modo immediato. Dipendenze tecnologiche, valutazione, diagnosi e cura, internet e le sue dipendenze, oppure questi che sono proprio messi in vista, voglio il cellulare, sono rivolti proprio ai genitori. Ma anche autore di un romanzo clinico, Net Addiction, Prigionieri della Rete, che con cui ha vinto un premio letterario che lo rende anche un giornalista poeta, lo chiamerei. È ovviamente in contatto con i social più diffusi, radio, televisione, proprio perché sente come missione questo tipo di intervento. Intanto Marta, grazie, presentazione eccessiva, grazie, insomma sei stata gentilissima e vi ringrazio anche per l'invito. Quindi sono molto contento di essere qui fra di voi. Sì, la sede si è diffusa, l'associazione è un'associazione di volontariato, vorrei ricordarlo, si è diffusa su tutto il territorio, ha una cinquantina ormai di sedi, oltre 250 esperti, e offriamo sia l'attività clinica sia l'attività formativa, ma soprattutto preventiva. L'ultimo libro, quello che vedete qui nella slide, che ho messo qui in slide, perché è un libro proprio su patentino digitale, cioè voglio il cellulare, vuol dire, questo libro è fatto a doppia lettura, da un lato è scritto per i genitori, dall'altro è scritto per i ragazzi e dovrebbe essere letto insieme proprio per accedere, prima di regalare lo smartphone, a una sorta di competenza di base. Io mi batto molto su questo, proprio perché i dati delle ricerche, oggi vi esporrò alcuni dei lavori che abbiamo fatto durante tutto questo periodo legato al Covid, ci hanno fatto vedere quanto in particolare i ragazzi sono in difficoltà e quanto anche noi adulti siamo in difficoltà. Considerate che l'iperconnessione non è solo la DAD, siamo tutti noi immersi dentro all'iperconnessione, è anche difficile ormai definire qual è il limite tra iperconnessione, connessione sana, e abuso o dipendenza. Quindi anche questo ci fa capire quanto ormai siamo in una nuova normalità e che dobbiamo capire come affrontarla e gestirla. Proprio ieri c'è stato un caso, no, importante, legato per esempio a una ragazza, l'altro ieri in realtà, una ragazza di Palermo di 10 anni, una bambina, che è morta per seguire una challenge probabilmente. Io vengo chiamato spesso sì in radio e in TV, ma per cose tragiche e critiche, quindi spesso dico che sarebbe importante invece parlare di questi temi prima che accadano queste cose. Comunque, adesso andrò velocemente. Con Marta mi aveva chiesto di introdurre il mio intervento con alcuni degli eventi che facciamo e che facevamo in presenza, adesso ahimè non si possono fare. Uno di questi eventi si chiama Disconnect Day, è una giornata di disintossicazione. In realtà andiamo con la nostra associazione e con tutti i volontari
ha partecipato l'ultima volta anche la sede regionale della DIT della Lombardia, qui abbiamo Simone Russo, che è un evento per la cittadinanza da 0 a 99 anni, dove appunto usiamo le parole, ma usiamo anche il corpo, facciamo tante tante attività. C'è un'attività molto particolare che è l'attività ad esempio del mago, ovvero un ingegnere in realtà informatico a cui i ragazzini vanno a chiedere alcune informazioni e l'ingegnere gli fa vedere, o questo mago gli fa vedere che sanno tutto di loro. In realtà loro danno il loro nome e cognome e questo mago non fa altro che andare nelle pagine social e sapere tutto di loro e questi ragazzi rimangono sbalorditi. Ma questo ci permette e permette ai ragazzi di capire quante informazioni personali noi diamo e quante queste informazioni possono diventare anche, e diventano purtroppo molto spesso anche pericolose. Quindi vi facciamo vedere brevemente questo video, se la regia la può mandare, e poi insomma vi introduco a quello che è la ricerca, cercando di stare nei tempi più possibili. Il territorio diverse ricerche durante il periodo della quarantena, durante tutta la pandemia. Io sento un fruscio di fondo, mi sa che è il microfono del tecnico. Vi faccio vedere alcune delle slide, insomma, che ritengo più importanti. Intanto, un tema fondamentale, le nostre ricerche sono rivolte prevalentemente su ragazzi dagli 11 ai 21 anni. Questa è stata condotta, ad esempio, durante il periodo di quarantena, su circa 9.000 ragazzi, e qui vediamo alcuni dati che a mio avviso sono molto importanti, che ahimè sono anche peggiorati negli ultimi mesi. Considerate che già durante il periodo appunto della quarantena il 35% dei ragazzi era preoccupato per il futuro, era preoccupato per quello che poteva essere appunto il suo progetto di vita. E questo ci può dare già un dato di contesto importante, no? Un ragazzo che non immagina un futuro, un ragazzo che non desidera più, un ragazzo che ovviamente andrà piano piano a chiudersi, andrà piano piano a isolarsi. Il tema dell'isolamento sociale è uno dei temi più importanti. Noi come associazione da sempre ci occupiamo del fenomeno degli hikikomori, non so se all'interno delle vostre
lavoro clinico delle comunità che hai avuto a che fare, il tema degli isolati sociali era già presente con circa 200.000 casi l'anno in Italia. Sicuramente questi casi, ahimè, aumenteranno con tutto questo periodo di restrizioni. Qui vedete il senso di solitudine, no? Le emozioni che provano, hanno provato. C'è il microfono di Matteo Biagini, che mi sa che è acceso perché si sente. Il 70% delle persone, dei ragazzi, ha dei momenti in cui non sa assolutamente cosa fare. Quindi un po' sicuramente i nostri ragazzi sono stati presi in difficoltà, sono, come sta a dire, sono stati colti anche di sorpresa da questa improvvisa chiusura. E questa improvvisa chiusura ha portato a un cambio importante di tutte quelle che sono le abitudini, sono cambiati i ritmi sonno-veglia, no? Il 70% ha cambiato gli orari del sonno, ma molti ragazzi tuttora ci raccontano, ci dicono di avere difficoltà a riposare. Proprio l'ultima ricerca che abbiamo condotto ci dice che 4 ragazzi su 10 hanno disturbi del sonno. Quindi il corpo in qualche modo inizia a manifestare le proprie difficoltà, anche il corpo inizia a manifestare le proprie difficoltà. Uno su due ha cambiato i disturbi alimentari, sono anche questi in fortissima crescita. Il 90% dei ragazzi tende a rimanere in contatto solo con gli altri, solo ed esclusivamente attraverso la tecnologia. Questi sono alcuni solo dei dati che sono emersi dalle ricerche. Vi faccio vedere un altro dato rispetto proprio alla ricerca che avevamo condotto prima e dopo, non rispetto alle aspettative sul futuro. Per il 77% la pandemia ha cambiato le aspettative del futuro dei ragazzi. Quindi guardate quanto è aumentato, quanto già si è quasi raddoppiato rispetto ai mesi iniziali dove abbiamo raccolto i dati. Vi faccio vedere anche un altro dato particolare che secondo me è molto importante, che è il dato delle sfide, no? Le challenge, le famose challenge che i ragazzi affrontano o che partecipano più che altro. Vi raccontavo del caso di ieri, ma purtroppo ci sono stati tanti casi dove i ragazzi hanno avuto a che fare con challenge e challenge molto pericolose. Qui avete un dato che secondo me è molto, molto interessante. Il 34% ha partecipato a sfide online e se guardate il grafico accanto, vedete che il 26% ha partecipato a challenge pericolose. E questi sono dati che devono far riflettere sia noi operatori, ma in particolare i genitori. Guardate anche le soglie dell'età, dagli 11 ai 13 anni, perché la nostra ricerca va a prendere come campione dagli 11 anni ai 21, però dagli 11 a 13 anni, cioè veramente bambini hanno partecipato a quasi il 14%, il 15% dai 14 ai 16 anni e da 17 a 19 anni il 38%, a sfide pericolose, sfide che possono appunto costare la vita. Perché si partecipa a una challenge? Perché probabilmente viene dato lo strumento tecnologico, lo smartphone, sempre troppo presto. Se io permetto di accedere al mondo online in particolare, perché il problema non è lo smartphone, ma quello che c'è dentro lo smartphone e quale app o quali applicazioni faccio scaricare. Considerate che oggi mettiamo il telefono, la connessione in mano a un bambino intorno tra i 9 e i 10 anni, di solito è il regalo della prima comunione. Ecco, questo ci deve far riflettere perché sempre più presto, dando sempre presto o sempre prima il cellulare, sicuramente esponiamo al rischio i nostri figli. C'è un dato che spesso viene sottovalutato, che vi do come dato clinico perché secondo me è importante da conoscere. C'è una sorta di illusione che i genitori hanno. I genitori hanno l'illusione che dando il cellulare il figlio sarà sempre protetto, lo terranno sempre sotto controllo.
e in particolare non gli succederà nulla di male. Ecco, cos'è accaduto durante però la pandemia? Che probabilmente questi ragazzi che già utilizzavano molto la connessione sono stati sempre più connessi, quindi hanno aumentato l'utilizzo di questa forma di attivazione, no? Che sono le challenge, le sfide o tutte quelle che sono appunto l'utilizzo della tecnologia. Ma il genitore, ecco, ritorno sull'illusione, il genitore ha l'illusione che se do il cellulare a mio figlio, magari lo do prima, mio figlio non uscirà da casa, eviterà i rischi. Adesso provate a pensare anche prima della pandemia, no? L'illusione è quella che se sta a casa, alla fine al genitore va anche bene. Poi cos'è che accade? Che magari a 17-18 anni questi ragazzi iniziano a non uscire più. Ed è lì che molto spesso chiamano il nostro numero verde, cioè ci chiedono, ecco, mio figlio non riesce a stare più senza lo smartphone, non esce più da casa. Tende ad isolarsi. Però la responsabilità è proprio genitoriale nel dare troppo presto lo strumento, non saper dire no, non saper gestire molto spesso la frustrazione del dire no, ma non riuscire nemmeno a contenere la frustrazione del ragazzo. E quindi questo espone i figli, i ragazzi a insomma, rischi importanti come questi che vi sto facendo vedere. Un altro tema che noi trattiamo da sempre è che anche qui abbiamo dei dati importanti, direi allarmanti, no? Il cyberbullismo che negli ultimi mesi è cresciuto in maniera insomma, esponenziale. Siamo intorno al 30% dei ragazzi che hanno avuto situazione di bullismo. Qui avete proprio la differenza tra gli spettatori, i bulli e le vittime del bullismo anche per fasce d'età. Qui abbiamo avuto quasi 25.000 risposte rispetto a questi temi. I ragazzi sul tema del cyberbullismo ci rispondono e ci rispondono sempre in maniera importante. Abbiamo anche tantissime storie e tantissimi racconti. Oggi non riesco a farvi vedere tutto nei pochi minuti che abbiamo. Questi sono relativi agli ultimi mesi, per esempio, proprio negli ultimi mesi, se è stato vittima di cyberbullismo, considerate che quando è stata fatta era il periodo prima della fine della scuola, o meglio, della didattica a distanza. E qui il 12%, il 12,6% ci diceva di aver avuto problemi legati al cyberbullismo, di essere stato vittima di cyberbullismo. E siamo andati anche a indagare uno dei motivi per cui i ragazzi tendono a isolarsi. Nella maggior parte dei casi di hikikomori o di isolamento sociale c'è stato almeno una volta un fenomeno importante di bullismo o cyberbullismo. E qui, come vedete, abbiamo il confronto con i dati ci dice che probabilmente questo è vero. Quando hai subito atti di cyberbullismo, hai iniziato a rimanere chiuso in casa per questo motivo. Se vedete, il 50% ci dice sì, un altro 15% non ci risponde e solo il 35% ci dice no. Quindi sicuramente, anche per quelle che sono state tutte le ricerche che abbiamo condotto in questi anni, noi abbiamo visto circa 2.000 pazienti oramai, quindi rispetto al tema dell'isolamento sociale abbiamo tanta attività, sia clinica sia di ricerca. Ci fa vedere che un atto di bullismo o di isolamento, di esclusione sociale, porta piano piano a far isolare il ragazzo. Faccio presente che una delle prime forme di bullismo o cyberbullismo è l'esclusione da un gruppo, per esempio nei gruppi WhatsApp, che è una cosa che magari per noi adulti, ma poi non è così vero, può non essere così di impatto emotivo, ma per i ragazzi è molto importante, considerando che una parte dell'identità dei ragazzi passa proprio attraverso il web. Qui avete proprio la percentuale dei dati dei ragazzi che ci avevano detto che rimanevano chiusi in casa collegato al cyberbullismo. Come vedete, più si cresce, più aumenta la percentuale. Quindi dagli 11 ai 13 anni dei ragazzi che hanno subito una situazione di bullismo, cyberbullismo, è il 45,9%.
poi a salire dai 14 ai 16 anni, 53,4%, poi dai 17 ai 19 anni, il 65,9%. Un altro tema importante che siamo andati a indagare è la parte sessuale, l'intimità. Considerate anche che durante tutto questo percorso pandemico, durante questo periodo di isolamento, comunque di restrizioni, la sessualità dei ragazzi, degli adolescenti è stata messa da parte, è stata isolata, non è stata per niente vissuta. Molti dei ragazzi ci hanno detto che hanno posticipato le loro prime esperienze, oppure le prime esperienze online ci hanno raccontato di averle fatte, le prime esperienze sessuali di averle fatte online, i primi baci, i primi contatti virtuali sono diventati, come dire, un'esperienza quasi anche questa naturale, no? Il corpo che viene sempre più, diventa sempre più digitalizzato anche. Poi sicuramente avete Simone Russo che vi argomenterà su questo, potrà approfondire. E anche qui vedete quanto è cosa naturale, anche se ne abbiamo parlato, se ne parla tanto, di non scambiarsi foto, ma soprattutto di non scambiarsi foto intime, guardate i dati quanto invece dicono il contrario. Il 36,4% del campione dei ragazzi posta via foto o video intimi, il 21,8% sono le donne. Una foto o un tuo video intime sono stati postati da altri. Per il 25,9% dei maschi ci hanno detto sì. E anche qui un altro dato importante. Se volete, la lineetta blu che vedete è il campione. Il 10% del campione, poi il celeste e il rosso barra violetto che c'è, indica nel dettaglio, anche in percentuale, alcuni dei dati dei maschi e delle femmine, ma vi fa vedere più che altro quanto è diventato naturale scambiare foto intime, essere in qualche modo preso in giro, oppure pubblicare quelle che sono cose private poi nei social. Guardate che quello che poi può diventare anche quello che si chiama revenge porn, cioè dei veri e propri ricatti, non è solo una forma di cyberbullismo, ma diventa anche una forma di ricatto. Un'altra cosa che abbiamo indagato è, per esempio, l'invio non tanto dei video, ma di vocali intimi. E anche questi, ci possiamo vedere che sono anche questi diffusi fra gli adolescenti in particolare. Vorrei darvi un paio anche di dati che secondo me possono essere importanti del perché noi investiamo tanto tempo online. Probabilmente molti di voi lo conoscono, ma quando si parla di dipendenze tecnologiche dobbiamo stare sempre attenti a differenziare intanto da cosa si può diventare dipendenti, no? Una cosa è la dipendenza tecnologica, una cosa è l'isolamento sociale, che non sempre è collegato a un meccanismo dipendente o compulsivo. Una sostanza è un processo che dobbiamo conoscere, è questo qui, il processo dopaminergico. Cos'è la dopamina? La dopamina è una sostanza che si attiva quando siamo in attesa di una risposta. Ecco, provate a pensare quante volte, quando si manda per esempio un messaggio, tutto il sistema di messaggistica, tutto il sistema dei social è basato su questo processo qui. Invio un messaggio, attendo una risposta. Faccio un post, attendo una risposta, quindi attendo un like, non so se sarà bella o brutta. La dopamina è la stessa sostanza, come ben sapete, che si attiva per esempio nel gioco d'azzardo, o si attiva nell'utilizzo della cocaina, no? Di un alcaloide come la cocaina. E quindi, come dire, dare in mano uno strumento che attiva un processo che può portare alla compulsione espone sicuramente i ragazzi molto più a rischio rispetto ad un adulto, ma noi non siamo immuni. Provate a pensare proprio quante volte, no, nel gioco d'azzardo
si pensa che il giocatore d'azzardo voglia vincere. Il giocatore d'azzardo non diventa compulsivo perché vuole vincere. Il giocatore d'azzardo, il vero giocatore patologico, anzi sa che gioca sapendo di perdere, ma è il meccanismo, appunto, che c'è dietro, il meccanismo dell'attesa, il meccanismo della ricompensa, no? Basata sul processo dopaminergico, che attiva velocemente la compulsione. Vado velocissimo, vado verso la chiusura. Un altro concetto su cui secondo me dobbiamo poi tenere alta l'attenzione è proprio questo qui, cioè il fatto che stiamo passando, in particolare i giovani stanno passando da essere fruitori della rete a creatori della rete. Ecco, questo è un passaggio che negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi si è sviluppato in maniera enorme. Come dire, prima noi eravamo quelli che utilizzavamo la tecnologia, eravamo noi appunto a fruire della tecnologia e dei servizi della tecnologia. Adesso in realtà siamo noi a creare questo pezzo di mondo virtuale. Quindi provare a pensare cosa potrebbe essere internet senza il nostro apporto, senza essere noi dei veri costruttori e creatori della rete. I nostri figli costruiscono una parte della loro identità online, la costruiscono attraverso appunto i social, lo costruiscono attraverso la creazione di un avatar all'interno di un gioco di ruolo, e lì ci sarebbe un mondo, perché anche lì chiamarli giochi è sicuramente riduttivo. Essere creatori della rete vuol dire esporre la nostra identità sempre più sul virtuale, e quindi sempre più sarà difficile distinguere fra l'identità reale e l'identità virtuale, anche perché, come dire, l'essere creatore vuol dire andare a costruire un'identità e sperimentare anche un'identità prevalentemente digitale. E molto spesso, questo ci raccontano i ragazzi, quell'identità digitale ci piace di più dell'identità reale. E quindi preferiamo, o preferiscono, rimanere più sul virtuale che essere nel reale. Ma adesso dobbiamo dare la parola a chi ha fatto questa ricerca, ovviamente su un campione più limitato, ma che riguarda direttamente le nostre comunità. Allora, questo panorama che ci hai dato, vediamo come si declina nelle comunità del nostro network. E anche noi abbiamo fatto una piccola ricerca sull'uso dello smartphone e dei social network all'interno delle comunità terapeutiche per minori e adulti, e i nostri colleghi Marco Lunardone e Valentina Stirone ce ne parleranno in questo momento. Vediamo quindi il macro e poi questo tipo di applicazione all'interno delle comunità. Lasciamo la parola a Marco Valentina Lunardone. Pirone, Marco Lunardon. Sì, che sono psicoterapeuti, Lunardone. Si occupa, è responsabile di due comunità, una per adolescenti, il Biancospin, e l'altra per adulti, e Valentina, sono entrambe nel comitato scientifico di Mitorealtà. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. E anche un ringraziamento particolare a Valentina, con la quale abbiamo costruito insieme il questionario prima e la ricerca dopo, e devo dire che senza di lei le cose sarebbero state molto più complicate. Allora, l'idea di questa ricerca nasceva nel maggio 2019. Il comitato scientifico proponeva una ricerca attraverso un questionario che aveva come scopo quello di indagare l'uso delle tecnologie digitali e dei social network all'interno delle comunità terapeutiche, la loro accessibilità, la regolamentazione e gli effetti sulle relazioni interpersonali, tenuto conto della particolare anche condizione psicopatologica dei minori inseriti. La ricerca, il questionario ha avuto una sua gestazione, siamo arrivati poi all'aprile del 2020 e lì è successo quello che è successo. Eravamo in pieno lockdown e grazie anche agli stimoli di Marco Grignani abbiamo deciso di aggiornare e integrare l'indagine introducendo nel questionario
le stesse domande, però con un prima del lockdown e dopo il lockdown. A oggi si potrebbe meglio dire durante, la domanda sarebbe stata meglio posta se durante il lockdown, visto il suo continuo permanere a tutt'oggi. Tale cambiamento nelle domande era al fine di cogliere i cambiamenti, per certi versi che sentivamo già epocali e sicuramente duraturi nel tempo a venire, come sembra. Questa indagine vuole essere comunque preliminare e propedeutica ad un ulteriore studio in cui provare ad indagare gli effetti dei social network sui processi psichici in pazienti adulti e adolescenti con psicopatologia o disturbi della personalità o delle condotte. E sicuramente quello che abbiamo sentito prima dal dottor Lavegna e quello che sentiremo immagino dopo dal dottor Russo sicuramente saranno per noi stimoli importantissimi. Al questionario hanno risposto gli operatori delle comunità terapeutiche ed erano previste delle risposte multiple. Abbiamo mandato il questionario a tutte le 64 comunità associate a Mito Realtà e sono stati ritornati 37 questionari. Il 72% ha impiegato un tempo tra i 10 minuti e più di un'ora, con una fetta, il 49%, che quindi ha utilizzato un tempo tra i 10 minuti e i 30 minuti, quindi mi sembra un questionario abbastanza riflettuto, pensato. Il 91% sono strutture private per entrare già, diciamo così, nel cuore della ricerca, prima del lockdown il 43% non aveva una connessione Wi-Fi libera. Dopo il lockdown invece questa è aumentata la possibilità di accedere alla connessione Wi-Fi, in particolare sono aumentate le connessioni controllate e regolamentate. L'uso dello smartphone, è stato indagato l'uso dello smartphone e dei social network, quindi sostanzialmente i ragazzi utilizzano lo smartphone per accedere ai social, quindi dirò social per dire che poi in realtà usano lo smartphone, insomma. E per quanto riguarda l'utilizzo dei social per le relazioni con i familiari e i parenti significativi, ecco, questo ha visto in generale un aumento del tempo di utilizzo ed in particolare è aumentato l'utilizzo dei social con il monitoraggio degli operatori, mentre chi li usava in autonomia ha continuato a farlo con le medesime modalità. Le comunità tendenzialmente collocano l'uso di questi devices e dei social in fasce orarie prestabilite e si è a conoscenza anche di un uso non consentito. Per quanto riguarda l'utilizzo nelle relazioni sociali, anche in questo caso vi è un aumento dell'utilizzo, ovviamente dopo il lockdown, sotto la supervisione degli operatori e in orari prestabiliti, mentre diminuisce l'uso in autonomia e con orari prestabiliti. Mentre c'è anche una fetta di utenti che prima lo usavano in totale autonomia e hanno continuato a farlo con le medesime modalità. Viene rilevato in generale anche un uso non consentito in alcuni casi e sono state previste anche delle sanzioni per questo. Abbiamo domandato quanti profili, secondo gli operatori delle comunità, utilizzano i residenti che fanno uso di social network e su quanti social eventualmente. Beh, insomma, un primo dato significativo è che il 46% delle comunità afferma che non conoscono questo dato, un po' come quei genitori che non conoscono l'uso, mi viene da dire, dei social dei loro figli. Il 32% afferma che gli utenti hanno un profilo. L'8% delle comunità afferma che gli utenti ne hanno più di uno sullo stesso social e il 24% afferma che i ragazzi hanno più profili su diversi social network. Qui ci è venuto così di fare un'ipotesi che potessero utilizzare diverse immagini di sé a seconda delle caratteristiche dei diversi social. Proseguendo nell'analisi sull'utilizzo, vediamo che prima del lockdown i social network erano molto utilizzati per mantenere e consolidare le relazioni, l'intrattenimento, incrementare le relazioni sicuramente,
fare ricerche e collegarsi a siti universitari scolastici era già una cosa presente, giocare, shopping online, fare manutenzione dei profili e anche aspetti amministrativi, personali, operazioni bancarie. Tenete conto che ovviamente hanno risposto anche comunità per adulti, non solo comunità per minori. Dopo il lockdown, in sintesi, abbiamo rilevato un aumento dell'uso per non tanto incrementare, quanto per mantenere e consolidare le relazioni. Un aumento un po' dell'intrattenimento, sono diminuiti lo shopping online e anche, e questo è un dato che ci ha sorpreso, è diminuito leggermente il collegamento alla scuola o università. E questo è un elemento di riflessione. Sostanzialmente invariati invece gli altri utilizzi. Per quanto riguarda le difficoltà o i comportamenti negativi legati all'uso dei social espressi dagli utenti, prima del lockdown abbiamo rilevato in basse percentuali un uso relativo ad atti di bullismo subito e agito, l'aver condiviso anche qui informazioni, foto che hanno creato dei problemi, su questo ci ritroviamo con le slides viste prima, un uso violento subito e agito in 5 casi rispettivamente, basse percentuali di uso illegale e comportamenti sessuali devianti subiti o agiti. Quasi la metà del campione non aveva segnalato comunque problemi, difficoltà, disagi relativo all'uso dei social. Dopo il lockdown, o comunque durante il lockdown, in generale assistiamo ad una diminuzione anche sensibile, come nel caso per esempio della condivisione di informazioni, di foto personali che hanno creato dei problemi, di tutti gli usi e anche di tutti gli usi problematici subiti e agiti, compreso l'uso violento subito e agito, mentre osserviamo un forte innalzamento della colonna relativa a nessun problema. Sembra che una prima ipotesi provvisoria, sembra che la violenza subita dalla privazione di libertà del primo lockdown abbia in qualche modo congelato i comportamenti più impulsivi in senso distruttivo e allo stesso tempo rafforzato la capacità di proteggersi, quasi che la minaccia venisse proprio dall'esterno, dal virus e dalla condizione del lockdown. Per quanto riguarda invece i benefici legati all'uso dei social espressi dagli utenti, rispetto al prima e dopo, si sono evidenziati un aumento dei benefici legati a mantenere e consolidare le relazioni in genere, quindi conferma il dato precedente. Diminuiscono i benefici legati alla possibilità di incrementare le relazioni, si preferisce quindi mantenere e consolidarle. Aumentano i benefici legati alla condivisione di foto, idee, l'utilizzo di servizi di pubblica utilità e per lo shopping online, mentre a sorpresa anche qui diminuiscono un po' i benefici legati all'intrattenimento. Aumentano, questo forse è un dato anche, come dire, in controtendenza rispetto al dato visto precedentemente nelle slides. Aumentano di poco i benefici legati alla possibilità di connettersi con la scuola e l'università. Abbiamo indagato anche l'uso dei social da parte delle comunità terapeutiche nelle relazioni interne ed esterne. Quindi abbiamo cercato di capire se effettivamente le comunità usassero dei social. 17 comunità non hanno un profilo sui social, mentre 18 ne hanno uno e Facebook è il principale, seguito da WhatsApp. Una comunità più di un profilo social, in particolare LinkedIn, e 2 comunità ne hanno creato uno per l'emergenza Covid. I profili dei social contengono principalmente contenuti anagrafici, non sempre sono presenti contenuti estratti dalla carta dei servizi e nel 30% dei casi è possibile interagire con domande e richieste. In 3 casi è stata aperta una sezione dedicata proprio al Covid. Marco, avete circa 3-4 minuti. Sì, me ne serviranno forse 5, porta pazienza. Ok. Nel 38% dei casi il profilo è impostato come pubblico e nel 16% come privato. Le chat nella stragrande maggioranza le chat sui social sono utilizzate ad uso lavorativo interno,
in leggero aumento dopo il Covid, però abbiamo anche riscontrato che ricoprono anche il tempo libero dei lavoratori. Ciò che si condivide nelle comunicazioni non sono solo le informazioni a carattere d'urgenza, ma anche quelle ordinarie, e nel 56% dei casi comunque anche situazioni di carattere, vengono condivise situazioni di carattere generale. Il dato rimane più o meno stabile anche dopo il lockdown. Prima del lockdown le chat erano considerate nel 95% dei casi una risorsa, e dopo il lockdown diventano anche una risorsa per la condivisione delle informazioni e notizie relative alla situazione Covid. Quindi c'è stato un grosso utilizzo per quanto riguarda proprio la condivisione della situazione legata alla pandemia, come d'altronde forse era anche prevedibile. Andrei avanti, salterei alcune altre riflessioni. Ecco, una cosa che ci ha colpito è che per quanto riguarda gli interventi educativi riflessivi sull'uso dei social, circa il 62% faceva questo tipo di interventi in modo sporadico o al bisogno, con una leggera diminuzione addirittura dopo il lockdown. Il 24% non ha mai fatto interventi educativi riflessivi, mentre il 13,5% lo fa in modo pianificato. Noi pensiamo, auspichiamo che quest'ultimo dato possa aumentare anche alla luce della precedente relazione. Sviluppi futuri. Abbiamo chiesto, sulla base di 3 domande, fondamentalmente che previsioni le comunità facevano sulla questione, sull'uso delle tecnologie, dei social. Allora, 32 comunità pensano che la pandemia da Covid abbia dato un notevole impulso all'utilizzo dei social network e delle piattaforme, sdoganando definitivamente il modo di gestire le relazioni intra-comunità, perché poi le riunioni a volte per evitare gli assembramenti avvenivano anche attraverso appunto queste piattaforme in istanze diverse, e intercomunità, quindi con i servizi familiari, attraverso le video call. È interessante vedere che 5 comunità ritengono che per loro non sia cambiato molto, perché già usavano questi strumenti per connettersi con altre figure professionali. Relativamente a, abbiamo chiesto a come cambierà l'uso dei social network e delle piattaforme, quindi le previsioni di come verranno impiegati questi strumenti in futuro, da durante ma soprattutto dopo la pandemia, una pandemia che sembra però non finire mai, abbiamo sintetizzato i dati un po' in questo modo, cioè il 51% come dato aggregato pensa che l'utilizzo non cambierà molto e si ritornerà alle modalità precedenti, e il 57% pensa che i cambiamenti resteranno stabili o si pensa di implementare addirittura l'uso di questi strumenti. Quindi vi è sostanzialmente un testa a testa tra chi, diciamo così, forse desidererebbe anche tornare un po' al passato e chi invece pensa che questi cambiamenti rimarranno stabili e permanenti. Le aree operative in cui sono stati impiegati i social e le piattaforme sono, e probabilmente le previsioni dicono che resteranno sicuramente per l'area relazionale, quindi tra i residenti, le famiglie, amici, rimarrà una buona percentuale, esprime la possibilità che rimarranno utili, verranno utilizzati per le aree, per gli incontri con le equipe inviante, i servizi in genere. Vi sarà, rimarrà un utilizzo nell'area ricreativa e anche nell'area di ricerca, ma sicuramente vi è una previsione di aumento dell'utilizzo nell'area formativa, perché abbiamo sperimentato anche, anche questo, insomma, anche come virtual realtà. Segnalerei senz'altro che abbiamo sperimentato il gruppo Fragili e Spavaldi di Mito in realtà, quello relativo alle comunità per adolescenti, durante la pandemia e a tutt'oggi
ha attivato degli incontri su Zoom sia dedicati agli operatori e tra operatori e anche utenti e anche tra gli utenti stessi ed è un'attività tuttora in corso. Conclusioni. Sicuramente abbiamo un aumento della possibilità di accedere alla rete Wi-Fi in modo monitorato. Il 46% dell'ICT non è a conoscenza se gli utenti hanno uno o più profili sui social network, questo è un dato che fa riflettere. Sicuramente serviranno i social network, serviranno per mantenere e consolidare le relazioni. Abbiamo visto che l'uso patologico subito agito è diminuito durante il lockdown. L'ipotesi appunto è che il Covid abbia catalizzato forse gli aspetti dell'aggressività, della minaccia, è aumentata la protettività per sé e per gli altri. C'è anche, è possibile pensare ad una, che questo sia l'effetto di una maggiore supervisione dell'operatore nell'uso e quindi una diminuzione dell'uso problematico. È curioso anche che non sia aumentato di molto, non si è esploso di molto la connessione alla scuola con la DAD e forse questo può dipendere anche dalla disponibilità dei mezzi tecnologici all'interno delle comunità terapeutiche e sicuramente pensiamo che vi sia la necessità di una maggiore strutturazione di momenti educativi e riflessivi sull'uso dei social network, la relazione di prima lo conferma in un qualche modo e circa il futuro c'è un testa a testa, io direi quasi un po' romantico, un conflitto romantico tra chi pensa che l'utilizzo non cambierà molto e si ritornerà alle modalità precedenti, chi pensa che i cambiamenti resteranno stabili o pensano di implementare l'uso di questi strumenti. Ringrazio nuovamente Valentina che ha coadiuvato anche nello scorrere delle slides, ma ringrazio anche tutti coloro del Comitato Scientifico che ci hanno aiutato con i loro contributi durante costruzione del questionario e la sua elaborazione. Allora, Simone Matteo Russo è psicoterapeuta psicoanalitico e psicosomatologo presso l'Istituto di Psicosomatica con cui collaboro da anni, è supervisore del centro diurno della comunità L'Aliante ed è docente responsabile della scuola della nuova scuola di psicoterapia analitica di gruppo, nuova clinica e nuovi setting. E si occupa in particolare del disagio giovanile proprio nelle fasi dell'isolamento di cui parlava Lavenia. È coautore con Riccardo Marco Scognamiglio di un libro bellissimo che vi consiglio, Adolescenti digitalmente modificati. Allora, Simone, a te la parola e possibilmente stando nei tempi perché essendo in ritardo, insomma, ecco qua la copertina del libro. Inizio col dire che una delle più grandi difficoltà che incontriamo attualmente come adulti, e parlo oltre che come clinico anche come genitore di due bambini di 8 anni, sia quella, secondo me, di stare al tempo. E che cosa intendo? La velocità... Ecco, vediamo. Presentazione. Ecco. La velocità del cambiamento in atto di tipo sociale, economico, tecnologico che stiamo tutti vivendo è sempre più rapida e tutto questo comporta una fatica in tutti noi ad adattarsi e a mettere in discussione quelli che sono i nostri sistemi di credenza e i nostri sistemi valoriali, oltre che in generale i modelli socioculturali con i quali siamo cresciuti e ci siamo formati. Allora, in queste condizioni il rischio è non riuscire ad accorgerci che le forme del malessere stanno progressivamente mutando la loro consistenza. Allora è stato proprio l'accorgersi di una mutazione già in atto che ha mosso me e Riccardo Marco Scognamiglio, come dicevi Marta, a scrivere Adolescenti digitalmente modificati, il testo da cui provengono molte delle riflessioni che vi porterò questa mattina. Questo libro non riguarda esclusivamente il fenomeno della dipendenza tecnologica, bensì quella che noi definiamo una nuova clinica digitalmente modificata che ha parametri diagnostici inediti che talvolta di difficile comprensione rispetto a una clinica più tradizionale come quella per esempio dei disturbi di personalità.
I casi di dipendenza tecnologica, lo diceva già prima Giuseppe Lavegna, sono solo una parte del fenomeno. Qui, nella dipendenza, il rapporto con la tecnologia, seppure con specificità del caso, è equiparabile agli oggetti di dipendenza che conosciamo. Vi sono poi altri casi, i cosiddetti hikikomori, che vivono nel ritiro sociale e possono o meno avere un problema di dipendenza tecnologica. Giuseppe Lavegna li definisce multidimensionali, in quanto spesso ricostruiscono proprio nel loro ritiro sociale delle coordinate simboliche su più dimensioni, che mantengono viva comunque la capacità di ricerca, di seeking, come direbbe Panksepp, cioè di ricostruire un posto per l'altro, anche se in un formato virtuale. Vi è poi un altro livello, quello dei digitalmente modificati, appunto, di cui fanno parte queste due categorie, ma che comprende anche tutti noi che viviamo nell'era digitale, nel quale però, è fondamentale questo sottolinearlo, e soprattutto i più giovani ne subiscono l'impatto. L'idea nostra è che il contesto digitale in cui siamo immersi stia riscrivendo i parametri attraverso cui si costituiscono le strutture di personalità delle nuove generazioni. Spesso i casi di questa nuova clinica sono confusi con delle etichette diagnostiche disponibili, quelle che tutti noi conosciamo, borderline, narcisisti, mentre per noi pazienti digitalmente modificati necessitano, per poter essere aiutati e compresi, di essere capiti alla luce delle trasformazioni che ci sono in atto in questo momento. Quindi il disagio di cui parlo molto raramente arriva in strutture comunitarie, se non per motivi secondari, e alla luce questa gravità è presente comunque, ma è camuffata e spesso non riconosciuta. Quindi non esistono ancora setting terapeutici pensati per questo tipo di malessere, e alla fine del mio intervento ve ne porterò alcuni che noi abbiamo cercato in qualche modo un po' di inventarci. Come esemplificazioni cliniche, lungo il mio intervento vi parlerò di due casi. Uno è di Luca, un hikikomori o multidimensionale, che vedo in studio per la prima volta quando ha 24 anni. Non esce di casa da 2 anni, rimane nella sua stanza, la stanza della morte, come la definirà in seguito, ed è costretto a vivere in seduta dalla viene seduto accompagnato dalla sua fidanzata, è il suo unico contatto affettivo questo, che a un certo punto gli dà un out-out e quindi lo costringe in qualche modo a venire in seduta. Luca è in una situazione di degrado, gioca online a videogiochi tutto il giorno, fuma marijuana appunto dal mattino alla sera, non si lava, beve solo birra, Coca-Cola e mangia patatine e merendine. L'altro caso è Pietro, invece, un digitalmente modificato che viene portato dal padre in realtà per un problema scolastico, e vedremo adesso gli sviluppi anche di questo caso. Allora, partirò da una veloce analisi del contesto per entrare poi a comprendere le ripercussioni psichiche e somatiche sull'individuo del nostro tempo, che l'analisi del contesto già pone una problematica già a partire dal nome, in quanto nel 2000 ci eravamo appena abituati a pensare alla nostra epoca in termini di modernità liquida con Bauman, e già nel 2004 l'avvento di Internet 2.0 ha cambiato le coordinate, no? Lipoeschi definisce nel 2004 la nostra epoca come ipermodernità. Ma oggi, 2021, forse siamo già in un al di là. Alcuni sociologi definiscono la nostra epoca già del postumanesimo, in cui vige l'idea della morte, come ci diceva Benassai Young in ottobre, in cui siamo in un eterno presente, scompare l'idea di futuro, e in quest'epoca le nuove tecnologie privano il reale della sua consistenza, sostituendolo con una realtà virtuale di internet, di social media, di Second Life e così via. Tutto questo ci porta già oltre il titolo di questa giornata di formazione, cioè oltre la distinzione tra reale e virtuale, che oggi è in gran parte superata. Viviamo infatti in un mondo che, con un neologismo provato a definire così, virtù reale, in cui viene a perdersi la netta separazione tra ciò che è reale e ciò che è virtuale. Ciò che accade oggi nel mondo virtuale spesso ha un enorme impatto sulla vita reale, e dunque questo cambia le coordinate, per esempio, nella costruzione, nella percezione dell'identità, lo accennava sempre prima Giuseppe Lavegna. Come si è costituita dunque l'identità di Luca, il paziente di cui vi parlavo prima, quando da bambino, invece che scendere in cortile e andare al parco a giocare,
preferiva i giochi di ruolo online, con i quali aveva tanto successo, o come si è consolidata poi da adolescente, quando nel virtuale ha continuato a passare gran parte del suo tempo a videogiocare con persone di tutto il mondo, acquisendo anche una certa fama, ma nella realtà non riusciva a costruire amicizie. Quindi dal punto di vista della corporeità, oltre che appunto da quella dell'identità, dobbiamo chiederci anche come si è costituito il suo corpo, e non solo in termini di rappresentazioni psichiche, ma proprio in termini di abilità e configurazioni neurali. Quindi una prima caratteristica che emerge è la grande permeabilità di questi due mondi, virtuale e reale. E poi, dovendo forzatamente semplificare in questo contesto, ho individuato altri tre fattori che ritengo fondamentali per comprendere l'epoca attuale. Un primo riguarda una condizione sociale che nel libro digitalmente modificato, Adolescenti digitalmente modificati, abbiamo definito traumatismo generalizzato. Il trauma, lo sappiamo, non è soltanto il trauma da guerra, il grave incidente o l'abuso sessuale. Ai giorni nostri la dimensione traumatica è determinata dalla carenza di sistemi simbolici che non proteggono più dall'impatto con l'altro. Nel libro parliamo di contenitori sociali bucati, la chiesa, la scuola, la famiglia, lo Stato. Però non è soltanto una questione ideologica che riguarda la caduta dei valori. Le percussioni che oggi avvertiamo tutti sono sui nostri corpi. Dunque le alleanze sociali, il cosiddetto collante sociale che aveva una funzione di contenimento, oggi non riesce più proprio a tenere insieme i corpi. Dunque, se sul versante psichico la perdita del senso di comunità introduce un'impotenza narcisistica, sfiducia dell'altro nell'altro che non ci protegge più, sul versante del corpo registriamo, soprattutto nelle nuove generazioni, un'allerta di fondo costante che non sostiene più un pensiero prospettico che può lasciare il qui e ora del tempo presente e spingersi più in là. Luca, per esempio, in seduta mi dice: non riesco a pensare al mio futuro, mi mette l'ansia, e con lui moltissimi adolescenti e anche giovani adulti. Un secondo fattore che consegue il primo riguarda un cambiamento degli schemi relazionali nella direzione ansioso-evitante, in cui l'altro, che appunto non protegge più, è minaccioso e dunque deve essere messo a distanza. Parlo di schemi relazionali e non di modelli di attaccamento, che è un concetto che rimanda più alla dimensione dell'accudimento primario, perché oggi l'importanza del caregiver, anche quando sufficientemente buono, per dirla alla Winnicott, oggi è enormemente depotenziata dal vero caregiver che ho di oggi, che è l'altro sociale digitale. Dunque la mancanza delle alleanze sociali nella rete, delle agenzie educative che non tengono più, di cui parlavo poco fa, lascia spazio e potere alla rete nella funzione di tamponare un disagio e di accompagnare alla crescita, consentendo di evitare le fatiche e le delusioni dello stare insieme all'altro. Dunque la tecnologia sostiene e stimola degli specifici schemi relazionali attraverso i quali si può fare esperienza ma senza un'implicazione personale, cioè l'altro viene tagliato fuori. Luca, per esempio, acquista solo online perché è terrorizzato dall'altro. La commessa che può chiedergli, che può insistere, lo spaventa troppo, e quindi questa è la sua modalità di acquisto delle sue scarpe preferite, del suo abbigliamento. Con Pietro, invece, l'altro paziente, che apparentemente è molto più funzionante, scopro un uso, definirei, di parangoscia dei messaggi vocali. Succede che per diverse volte lo vedo arrivare in ritardo in seduta e dunque lo chiamo per capire che cosa sta succedendo, e noto due o tre volte che non risponde mai alle telefonate. Riusciamo finalmente a parlarne in seduta e mi dice che in realtà il fatto di non rispondere a delle telefonate è una strategia che lui utilizza per farsi arrivare il messaggio e rispondere poi con un messaggio vocale, come dire, potendo tenere poi la situazione tutta sotto controllo. Quindi emerge veramente una grandissima angoscia nel gestire l'imprevisto della telefonata e l'incontro con l'altro. Cioè, a mio avviso è fondamentale notare come queste forme di evitamento si camuffino molto facilmente, passino inosservate nella loro gravità, agli occhi dei genitori, spesso anche dei clinici. Sembrano comportamenti quasi di un efficientismo tecnologico, ma in realtà si scopre, andando bene a vedere, che sono in capacità di regolare un'angoscia. Dunque, in questi casi
è la mancanza di una zona di comfort interno quando si è dentro il rapporto con l'altro, a non consentire di rilassarsi e lasciare andare le difese somatiche di natura autonomica, sia nella forma dell'iperarousal, cioè l'eccesso di tensione come nelle risposte di lotta e fuga o reattività dorsovagali, per dirla con Porges. Per esempio Luca, nei rari momenti in cui non utilizza lo strumento digitale per abbassare la tensione, esplode in rabbia violenta fino ad alzare le mani con gli genitori, con la fidanzata. E le difese autonomiche però riguardano anche la forma ipo e l'ipoarousal negli schemi di congelamento, di freezing, per dirla con Porges, di con Panksepp, che porta al panico, all'esaustione, stati depressivi, astenici, come in Pietro, che talvolta rimane esaurito a letto per 2 giorni consecutivi. Il terzo fattore riguarda proprio la digitalizzazione, che alimenta questa corporeità disregolata. Digitalizzazione è un fenomeno di massa che intacca e precarizza tutti i processi primari, schemi relazionali, ma anche pensiero simbolico, il rapporto col linguaggio, la gestione delle emozioni e delle relazioni, la competenza somatica, inducendo un'economia delle funzioni psichiche, quindi il pensiero operatorio, si azzerano i conflitti inconsci e le difese sono denegatorie o comunque poco mature, e all'essitimia, quindi l'incapacità di esprimere le emozioni, di esprimere e di riconoscere all'interno del proprio corpo. Assistiamo dunque a un processo di impoverimento dei processi rappresentativi di mentalizzazione con i quali la psicoterapia classica ha sempre lavorato. E dunque, come avviene questa trasformazione? Beh, attraverso, diciamo, il codice digitale, attraverso il continuo allenamento a questo tipo di processo comunicativo, perché è un processo comunicativo, che ha però una caratteristica fondamentale, cioè quella di imporsi direttamente al sistema sensoriale senza stimolare processi di natura metacognitiva. Chiaramente dai videogiochi alle serie TV, passando per le chat, il rapporto con internet, ci sono dei gradienti di intensità differente. Tuttavia, ciò che accomuna questi contesti digitali è che la persona si trova a dover gestire una sovrabbondanza di informazioni o di stimolazioni in entrata che colpiscono la corporeità e spingono a reagire prima o addirittura, anzi, senza ragionare. Per lo più sono comunque attività riflesse, non riflessive. Quindi nel codice digitale siamo dentro il flusso e il piacere è dato dalla velocità, cioè l'escalation, quindi più si va veloci, più è il piacere che prova il corpo. Queste caratteristiche del codice digitale non stimolano però il processo di ascolto interno, di autoregolazione corporea. Molto diverso è il codice che usiamo, per esempio, quando leggiamo o quando scriviamo, che abbiamo definito codice analogico, cioè un processo comunicativo anch'esso, ma che necessita di essere interpretato e mediato da processi di natura metacognitiva, perché il piacere che ricaviamo quando leggiamo o scriviamo dipende dal contributo psichico e delle rappresentazioni che vengono appunto promosse dalla persona. Dunque, il codice analogico, a differenza di quello digitale, stimola lo sforzo cognitivo e l'immaginazione. Ciò che cambia fondamentalmente qui è il fattore tempo e la velocità di cui parlavo prima. Perché infatti il ritmo qui è autoregolato. Nella scrittura possiamo decidere quando fermarci, quando fare la pausa, così come anche nella lettura. Quindi dipende dalla persona. E dunque il codice analogico invece stimola l'ascolto dei pensieri e delle sensazioni corporee, perché appunto così facendo abbiamo maggiore piacere da quello che stiamo producendo. Dunque i due codici, digitale e analogico, stimolano aree corticali differenti. Il codice digitale, quella subcorticale, subtalamica del tronco encefalico, cioè aree sensibili alla reattività corporea, mentre il codice analogico, diversamente, attiva aree corticali superiori, esempio la corteccia prefrontale, deputata al giudizio, alla previsione del comportamento, al ragionamento. Il punto non è stabilire quale sia il codice buono e quello cattivo, ma il valore adattivo che ha nel contesto di oggi. Faccio un esempio. Cosa succede oggi ai bambini e agli adolescenti di oggi che per moltissime ore al giorno allenano il proprio cervello reattivamente, cioè le proprie abilità sensomotorie, nella direzione del digitare, quindi del digitus, delle dita, quando poi, per esempio, a scuola viene richiesto di fermarsi, di leggere o di scrivere un tema, dunque in un formato analogico.
sia Luca che Pietro, ad esempio, quando devono leggere, dicono che non riescono a concentrarsi. Pietro dice c'è troppo silenzio, un silenzio fastidioso. E quando deve scrivere commette continuamente errori banali di ortografia, così anche quando deve eseguire anche semplici calcoli matematici. E dunque, se quella digitale fosse una condizione predisponente al dilagante fenomeno, per esempio, dei disturbi specifici dell'apprendimento, io ho provato a fare delle riflessioni al riguardo, ancora prima di scrivere Adolescenti digitalmente modificati, e per chi fosse interessato c'è questo lavoro reperibile gratuitamente sulla rivista Psicologia Psicosomatica Online, dal titolo volutamente provocatorio. No? La tesi di questo lavoro è che nelle nuove generazioni possono sviluppare precocemente dei fenomeni di discrepanza tra degli schemi procedurali digitali che vengono rinforzati quotidianamente dalla tecnologia e invece una realtà analogica, come per esempio quella scolastica, che richiede ancora risposte tramite codici simbolici e metaforici, quindi codici di linguaggi su cui si basano lettura, scrittura e calcolo. Per verificare questa tesi abbiamo, come Istituto di Psicosomatica, condotto una ricerca nelle scuole elementari di Milano su più di 500 bambini dai 5 ai 7 anni d'età, in cui abbiamo valutato l'efficacia di uno specifico training sensomotorio nel miglioramento della performance cognitiva, nella prima elementare e nella seconda elementare, cioè nelle classi in cui si stanno acquisendo i prerequisiti di lettura e scrittura. Abbiamo proposto dunque esercizi di integrazione emisferica, neuromotoria, sensomotoria, gli esercizi su cui si basa anche il modello terapeutico che dopo in breve vi spiegherò, e tutte le competenze, cioè, che non sono allenate nel codice digitale. E i risultati di questa ricerca sono interessanti, mostrano un effettivo miglioramento nell'acquisizione successivamente delle abilità di lettura e scrittura, con delle interessanti prospettive per un'attività di prevenzione. Ma dunque, da un punto di vista neurofunzionale, che cosa si può evincere da quanto vi sto portando? Beh, potremmo dire, semplificando, che il cervello è un muscolo e dunque l'esposizione continua al codice digitale produce dei cambiamenti nelle mappe neurali che provocano delle facilitazioni nella direzione in cui avviene l'allenamento. Diciamo che attraverso questo training al codice digitale che la nostra società forma in modo occulto individui digitalmente modificati. Per comprendere meglio il rapporto tra questi due codici, volevo mostrarvi questo breve filmato e poi ne commentiamo. Ecco, non so se si sentiva l'audio. No. Ecco, forse no, perché effettivamente è mancato un passaggio all'inizio nella condivisione. Sarebbe interessante dibattere su quanto abbiamo osservato, purtroppo non c'è il tempo, ma qui si vede bene, al netto del significato, in ciò che si fa all'interno del codice digitale, dunque la bambina non sa ancora né navigare né leggere, ma vediamo benissimo qui come il codice digitale tende a prendere il sopravvento su quello analogico. Quindi vediamo che un supporto tende a inglobare l'altro perché è più eccitante. Dunque sfogliare le pagine non può competere con la stimolazione che proviene dal video. Dovremmo per esempio far vedere questo video a quei genitori, sempre di più adesso nel periodo di lockdown, che in seduta mi dicevano ma perché mio figlio non legge un libro invece che giocare a un videogioco? Ecco, questo video lo spiega perfettamente, no? Le stimolazioni che arrivano sono imparagonabili rispetto a quello che arriva da una lettura. E se quindi l'adolescente è abituato a una certa soglia di stimolazione normale, la stimolazione che proviene dalla lettura non gli darà alcun tipo di motivazione a continuare quell'attività nel codice analogico.
poi l'ultima parte del video, quando appunto la bambina digita su se stessa nel corpo, apre degli scenari sugli effetti che ha sul corpo diretto il codice digitale. Ma allora, ecco questo. Quindi dunque, in teoria, i due sistemi digitale e analogico dovrebbero costantemente interagire, ma in realtà, abbiamo visto, hanno obiettivi e gratificazioni di natura differente. Ma non solo, si innesca una relazione di dipendenza dal codice più stimolante ed eccitante, con relativi stati di malessere nel momento in cui viene meno il contatto con questa stimolazione. Vorrei darvene un'esemplificazione attraverso un altro brevissimo video. La mamma ride. Esatto, sì, purtroppo non si sente. Comunque, no, si è sentito. Ah, si è sentito. Ah, perfetto, perfetto. Che cosa abbiamo osservato? Beh, prima cosa, a pochi mesi di vita, il bambino che non ha ancora la capacità di coordinare gli alti inferiori, però avete visto come coordina, forse adesso si vedrà adesso, l'ho attaccato prima, però coordina la motricità fine, quindi ha già imparato a digitare. E nella filogenesi noi non abbiamo mai allenato così intensamente, così precocemente queste abilità di tipo reattivo. E poi nelle ricerche di neuroimaging si vede come, ad esempio, in questo momento il piccolo ha una vera e propria crisi di astinenza, come fosse una crisi di astinenza da addiction. Dunque la gravità di queste crisi è che avviene però in un'età in cui il cervello a livello neuroplastico non ha ancora strutturato le sue funzioni, cioè in una fase in cui vige la massima neuroplasticità, sia dell'hardware, cioè la struttura cerebrale, ma anche del software, cioè delle interpretazioni che il bambino darà in futuro agli eventi, no? Creando una predisposizione, ad esempio, ansiogena. Quindi, di conseguenza, innescare un processo di dipendenza dopaminergica in un tempo così precoce vuol dire modificare a monte le caratteristiche del contenitore psicosomatico e non a valle, cioè a struttura definita. Lo accennava già prima Lavenia, cioè l'adulto che impatta col codice digitale ha fatto in tempo a sviluppare tutta una serie di funzioni e componenti protettivi che il piccolo, con un'esposizione così precoce, rischia di non sviluppare. Ciò che è fondamentale è comprendere che certi comportamenti sono indotti dal bisogno del corpo, non dalla volontà di ottenere quel tipo di risposta. Quindi le ricerche mostrano che i livelli di dopamina si impennano, abbiamo visto quando c'è uno squillo del telefono, anche soltanto un mi piace, usiamo il social network, cioè non siamo noi che vogliamo o non vogliamo, è proprio l'altro digitale che vuole, il corpo che ne ha voglia, che ne ha bisogno, non che ne ha voglia, che ne ha bisogno. La ricompensa digitale è immediata, molto più rapida di qualunque processo mediato di regolazione relazionale. Questo è un punto fondamentale. Cioè tutti noi oggi possiamo trovare degli stati di comfort ai nostri disagi, ma senza dover attraversare una relazione, senza essere in relazione. Dunque, quando stiamo male, il nostro corpo ha la possibilità di rifornirsi immediatamente, no? E questo non allena allo sforzo relazionale, alla capacità d'ascolto, a tollerare l'attesa, eccetera. Dunque, il digitale sostituisce la capacità di chiedere aiuto all'altro. E quindi si trasforma il disagio, non è più un disagio relazionale, psichico, ma diventa un disagio corporeo. Quindi nella nostra quotidianità digitalmente modificata, tutti noi siamo in un training sociale occulto digitale, cioè con notevole conseguenza sui nostri corpi, in quanto nel periodo, cioè non riusciamo più a rilassarci, non riusciamo più a trovare spazi di decompressione che nel pre-digitale avevamo per aiutare i nostri corpi a regolare la tensione interna. Dunque, in termini neurofisiologici, si accumula arousal, tensione interna, che non riusciamo a scaricare. Non stupisce quindi che i sintomi di cui soffriamo maggiormente tutti, non solo le nuove generazioni, vedete, riguardino il corpo.
i giovani sono effettivamente più esposti a essere sopraffatti da ciò che accade all'interno del loro corpo. Questo fenomeno è un fenomeno di disregolazione dei processi di attivazione somatopsichici. I vari tipi di stress interni al corpo spingono alla ricerca di sistemi di autoregolazione che possono andare dal dolore e la malattia come funzioni di ammortizzatori interni, ma oppure quelli di delle addiction e degli acting out come decompressori esterni dell'arousal. Tutto questo interroga i modelli della cura, cioè abbiamo constatato che questo tipo di quadri clinici non risponde ai modelli tradizionali della psicoterapia, che si basa fondamentalmente sul potere trasformativo della parola e su un assunto di imputabilità che presuppone dall'altra parte un soggetto, un interlocutore agente con un senso di responsabilità e implicazione in quello che soffre. Quindi oggi una terapia con questi casi che si appella alle funzioni superiori del pensiero, che parla, diciamo, alla neurocorteccia, all'interpretazione, non può essere efficace. E quindi tutto ciò che stiamo dicendo deve interrogare, a mio avviso, anche la funzione in generale dell'adulto, che tende a mantenere dei modelli di relazione come sistemi di credenze che si basano sulla forza di volontà, volere potere e il senso di responsabilità, senza però verificare se nel proprio figlio, proprio paziente, siano maturate le capacità che cerca di stimolare. E dunque che fare con questo tipo di pazienti digitalmente modificati? Come arrivare a toccare questo disagio, diciamo, a priorità corporea? Tutto quanto abbiamo visto finora fornisce la base concettuale e anche operativa di un modello di lavoro che deriva da un'esperienza clinica all'interno, la mia esperienza all'interno dell'Istituto di Psicosomatica Integrata, oltre che DITE, che considera fondamentalmente tre aspetti interdipendenti. Il primo e punto di partenza è il solitamente riconoscimento da parte del paziente di un insospettabile bisogno di holding. Il paziente riconosce di avere bisogno di contatto. Quindi l'avvio del trattamento non si gioca sull'attivare una presa di responsabilità sulla propria sofferenza. Solitamente solo dopo mesi di lavoro il terapeuta è progressivamente accolto perché si dimostra interessato a problemi di cui questi pazienti non sono mai riusciti a parlare né con i genitori né con i pari. Con Luca, per esempio, nei primi mesi di terapia parlo dei suoi videogiochi, ma anche dei suoi peli incarniti, del suo alito pesante, delle varie tipologie esistenti di preservativo, delle sue ascelle maleodoranti di cui non aveva consapevolezza. Cioè, questa offerta di attenzione ai bisogni primari si rivela anche il primo fondamentale motore per un coinvolgimento relazionale di motivazione per la terapia. Il secondo punto, il secondo fattore terapeutico, riguarda l'allargamento dell'esperienza relazionale. Dunque, per interiorizzare la funzione simbolica dell'altro e costruire una condizione per quella soggettività non agente, occorre che il paziente allarghi l'esperienza relazionale anche affidandosi per i bisogni concreti ad altre figure terapeutiche di riferimento. Questa fase contempla quindi un progressivo allargamento del setting a un'equipe su un modello di sostegno multiplo che noi abbiamo definito in istituto comunità virtuale. Il carattere virtuale è dovuto al fatto che gli utenti non percepiscono di essere all'interno di una comunità, ma di fatto trascorrono molto tempo all'interno della nostra struttura in un regime, potremmo dire, di semi-residenzialità. Quindi all'interno della struttura una pluralità di figure terapeutiche seguono il paziente. Oltre alla psicoterapia individuale di gruppo, c'è il sostegno farmacologico con lo psichiatra, il neuropsichiatra, c'è l'osteopata, la naturopata che si occupano dell'ecologia personale, ci sono i laboratori, c'è uno spazio di orientamento scolastico e professionale e c'è anche uno spazio di sostegno allo studio per adolescenti e giovani adulti, oltre che gruppo genitori. Con i casi più gravi, come il ritiro sociale, è necessario coinvolgere figure in grado di lavorare anche on visiting, dunque mediando fra casa e il mondo fuori. Verso l'esterno i nostri operatori si dispongono anche all'accompagnamento sul territorio a prendere contatto con le istituzioni, scuola, il lavoro, l'ospedale. L'equipe clinica, che comprende tutti gli operatori, è al centro e si riunisce settimanalmente per costruire una mente condivisa della comunità. Comunità virtuale dunque come un contenitore macro relazionale all'interno dei quali sperimentare delle esperienze affettive e terapeutiche anche di gruppo. Abbiamo in particolare un progetto, ci tengo, Axolot. La difficoltà scolastica spesso accompagna i disagi degli adolescenti e dei giovani adulti e quindi
in assenza di comunità terapeutiche che sono preposte a questo tipo di clinica, abbiamo creato questo progetto Axolot, questo è un piccolo, dal nome di un piccolo anfibio, questo piccolo anfibio in via di estinzione, ma con una grandissima capacità di adattarsi agli stimoli ambientali. Il progetto Axolot è uno spazio che si può avvicinare a un centro diurno, diciamo, in cui i pazienti vengono sostenuti nello studio come all'interno di piccoli gruppi, sono 8-10 ragazzi. Il compito degli psicologi che lo conducono è favorire un'integrazione fra le dinamiche del gruppo ed esigenze personali, a cui seguono interventi personalizzati, no? Relazioni verticali e tra pari. Simone, dobbiamo andare a concludere. Sì. L'ultima slide. Il corpo, no? Come fare a includerlo in terapia, quel corpo disregolato, quell'iper e ipoarousal? Attraverso quella che noi definiamo competenza somatica. Ecco il terzo fattore del modello che abbiamo definito somatic competence. Quindi la competenza somatica fondamentalmente è una competenza che si compone di tre abilità. La capacità di sentire come stiamo nel corpo, quando sono in relazione con l'altro. Modificare gli stati interni, quindi, e la possibilità e la capacità di esprimere le emozioni a qualcuno, in primis nel contesto terapeutico. Dunque, questo modello, somatic competence, si pone come ponte tra io e l'altro, fra mondo esterno e mondo interno, in alternativa ai meccanismi di disregolazione, disconnessione, isolamento che sono prodotti dalla digitalizzazione. E questo è estremamente interessante perché la comunità, che è un laboratorio in qualche modo, no, protetto rispetto a ciò che avviene fuori, ha questa possibilità che sarebbe utile venisse poi in qualche modo, qualcuno diceva, noi psicologi, psicanalisti, operatori della salute mentale abbiamo qualcosa da dire su questi aspetti e dovremmo forse, aggiungo io, prenderci la responsabilità di dirlo. Qualcuno diceva che la pandemia ci ha un po' costretti a fare i conti con questa nuova realtà virtuale. Sicuramente questi dispositivi ci hanno permesso appunto di mantenerci in contatto, di fare formazioni come queste, ma la disponibilità ha anche forse tolto alcune possibilità di interventi creativi. Si pensava alla didattica a distanza, sicuramente è stato utile continuare la didattica, ma soprattutto per un periodo così protratto, forse mettere davanti a un computer dei bambini dalle 8 alle 13 non è stata il pensiero più efficace e la disponibilità dei dispositivi non ha permesso, forse insomma ha appiattito le possibilità di creare qualcosa di diverso e più creativo nella realtà anche, no? Pensando a degli interventi nella realtà. E c'è proprio un problema di assenza. L'assenza permette, no? Il pensiero negativo insomma permette lo svilupparsi di qualcosa di diverso. Tutta questa presenza crea forse un'illusione di connessioni, di relazioni, di possibilità. Io volevo chiedere, volevo fare una domanda a Matteuccio. Volevo chiedere, è chiaro che si sta parlando di una modifica antropologica, no? In termini proprio di fantasia previsionale, come saranno gli adolescenti, questi adolescenti tra 10 anni, cioè, siccome so che è difficile, è una domanda difficile, però quale sarà il momento antropologico? Perché adesso è una vera rivoluzione per i tempi così veloci di questi cambiamenti, no? Ma come possiamo immaginarci saranno questi adulti tra 10 anni, 20 anni, questi adolescenti? Se è una domanda legittima. Ma allora provo, cioè, quello che mi viene da dire subito è che chiaramente indietro non si torna. Quindi quando prima facevo vedere che ci sono casi di dipendenza tecnologica, poi ci sono casi di hikikomori multimediali all'interno di una macro categoria di digitalmente modificati, così li abbiamo definiti, che a nostro avviso inevitabilmente andranno poi a racchiudere in sé tanta della patologia.
cioè il digitale oggi appunto lo respiriamo in qualunque contesto, quindi progressivamente questa dimensione attraverserà tutte le strutture e quindi questo richiede un interrogativo sui modelli della cura, no? Veramente molto interessante l'intervento che ha preceduto il suo, in cui effettivamente la comunità in questo rappresenta una prospettiva interessante. Noi non l'avevamo, non l'abbiamo e ce la siamo dovuta inventare, questa dimensione comunitaria, perché pensiamo che per ricostruire un certo livello appunto di attaccamento, di cambiamento, di schemi relazionali, ci sia proprio bisogno di ricostruire una rete. Se non diamo una rete, noi, come dire, relazionale, i ragazzi la vanno a trovare lì dove c'è e si agganceranno sempre di più alla rete digitale. Quindi... Scusami Russo, prego. Mi ha stimolato Marino a farti una domanda, ce l'avevo in mente e poi me l'ho scordato. Perché chiamate virtuale la vostra comunità nel momento in cui è lì a disposizione dei ragazzi? Mi sembra confusivo, perdonami. Certo, no, e volutamente lavoriamo su questo sembiante perché noi siamo in centro a Milano, in zona isola, in un grattacielo e quindi... La conosco bene. Ecco, questo perché questa come categoria, in qualche modo, è una categoria ancora intermedia e quindi per esempio i genitori, no, non tollererebbero di sentire che il proprio figlio, no, viene introdotto in una comunità. Quindi in questo senso noi ci camuffiamo all'interno come del... È un artefatto, una manipolazione. Sì. È un, come dire, un sembiante che giochiamo per accogliere, no, questi ragazzi e per fargli... per proporgli in realtà un modello comunitario, no? Ma che appunto spaventerebbe troppo perché metterebbe all'inizio troppo a contatto con una gravità che noi osserviamo, ma che vediamo, come dire, lentamente emerge. Quindi anche il ragazzo, la ragazza, come anche i genitori, hanno bisogno di tempo per entrare nelle specifiche di queste difficoltà. Io credo che l'aspetto, raccolgo anche uno stimolo che ha lanciato Valentina Stirone, l'aspetto impressionante sia quello che io sento stiamo condividendo, siamo di fronte in realtà a una mutazione, no? Adolescenti totalmente modificati è stato un modo per dirlo, no? È stato, per me personalmente è stato un modo, questo libro, di attraversare un po' un lutto anche, no? Di una certa idea anche di adolescenti e giovani adulti, no? I trasgressivi, i provocatori, che in realtà sono veramente molti anni che non vedo più nel mio studio e anche voi credo, no? Quindi però rispetto ai miei modelli di appunto di formativi, ecco, ho dovuto affrontare questo lutto, io, no, lo definisco così, per poter arrivare a questo cambiamento che è veramente, cioè, questo d'impatto molto forte, cioè abbiamo davanti proprio strutture psichiche ma anche corporee differenti, allora dobbiamo entrare in contatto proprio con la dimensione aliena, allora dobbiamo imparare veramente come entrare in contatto l'ABC, l'alfabeto, per poterci entrare in questa dimensione sconosciuta. Quindi entrare, giustamente qualcuno lo sottolineava, entrare nelle loro stanze, entrare nei loro giochi, vedere a cosa giocano, se giocano, perché molti genitori, per esempio, non lo sanno che cosa fanno i ragazzi nella loro stanza. Pensano che giochino tutto il tempo ai videogiochi, mentre invece poi quando li incontriamo emerge un mondo, emergono anche isole di funzionamento molto importanti, ragazzi che riescono a sviluppare anche capacità importanti sul virtuale. Quindi questo mondo è da conoscere, perché se aspettiamo i ragazzi fuori dalla stanza, come diceva una mamma 2 settimane fa, nostro figlio ci ha fregato, perché dopo 3 anni aspettavamo che tutto questo si riducesse e invece poi non è più uscito dalla stanza. Ecco, quindi entrare a conoscere cosa stanno facendo, quali sono i loro giochi, che personaggi si identificano per esempio nei loro videogiochi. In terapia facciamo spesso questo per molto tempo, prendiamo quello che c'è e partiamo da lì e per poi dopo appunto eventualmente arrivare a fare quello che noi credo come psicologi, psicoterapeuti siamo stati formati, no? A elaborare, ma con questi ragazzi questo è un punto d'arrivo piuttosto che un presupposto di partenza. E quindi richiede veramente un grandissimo ripensamento anche del setting e degli strumenti appunto da utilizzare per entrare in contatto con questa novità assoluta. Io ho ancora tempo per una domanda a Russo. Appunto, ero colpita anch'io da questo aspetto, dalle immagini molto belle con cui è iniziata la nostra giornata dell'incontro di Perinaldo, dove i bambini facevano cose, correvano, si mettevano in gioco come corpo,
Volevo chiedere a lui cosa fate di specifico per supplire o in qualche modo correggere dal punto di vista corporeo queste disfunzioni o questi danni che sono provocati dal digitale. Accennavi anche ad alcune attività che potrebbe essere interessante introdurre in comunità. Certo. Beh, se ricordate il video iniziale di questa giornata, video proprio su Corinaldo, si vedevano i laboratori che proprio noi dell'Istituto di Psicosomatica abbiamo curato in quella giornata per tutta la città, che erano proprio laboratori in cui coinvolgere il corpo, no? Coinvolgere il corpo e poter parlare di che cosa si sente quando il corpo è attivo nella relazione, no? Questo è un po' il tema della competenza somatica che noi appunto come Istituto di Psicosomatica mettiamo proprio al centro. Forse il corpo arriva alla fine perché è l'elemento anche più complesso poi, perché appunto non basta dire corpo, no? Siamo come psico spesso portati subito a pensare a un corpo sempre rappresentato, no? In termini psicologici, no? Anche il tema della regolazione affettiva e la lissitimia, no? Su un versante psicologico. Invece dobbiamo parlare allora di regolazione somatica, come andare a toccare quelle soglie di iper o ipoarousal, e quindi attività che possano far esprimere nella relazione e fermarsi in quel momento a poter sentire che cosa succede in quel momento all'interno della relazione. Questo deve poterlo fare l'adulto, saperlo fare l'adulto e accompagnare i più giovani a sentire che cosa stanno sentendo, perché non lo sanno, non possono saperlo. Il codice digitale abbiamo visto come sconnette proprio dall'autoregolazione corporea. Quindi questo è il senso per noi di lavorare col corpo, e quindi non è la stessa cosa per esempio avere nel proprio centro il corso di mindfulness, che è qualcosa che oggi va per la maggiore, che può andare ma non lavora su questo. Quello che secondo noi è fondamentale è che ci sia questo tipo di lavoro nella relazione, in tempo reale. E questo può andare a contattare allora quelle soglie e modificarle, per cui poi arrivare a parlare di sé, dato che oggi appunto nei ragazzi che vediamo tutti, credo, non è un punto di partenza appunto oggi, no? Bisogna arrivarci. Lo stato di ansia, d'angoscia talvolta sono così travolgenti che arrivano in studio e portano questo carico, e quindi il discorso di prendersi cura, il contatto, la holding, proprio rilassare questi corpi per poi arrivare a poter parlare di sé. Talvolta è necessario anche intervenire tecnicamente, quindi con esercizi di un certo tipo, determinate pratiche, non soltanto di rilassamento, quelle sono le più comuni, ma anche riallenare un certo tipo di abilità. Parlavo prima di esercizi di integrazione, di coordinazione, per poter risvegliare qualcosa che, non essendo più allenato, si tende a perdere. Ma già i bambini piccolissimi, questo, cioè c'era una ricerca che diceva, per esempio, che fino ai bambini di 5 anni soltanto il 10% per esempio sa allacciarsi le scarpe. E in questo vediamo come, diciamo, la tecnologia o comunque l'industria, come dire, segue tutto questo, per esempio togliendo le stringhe, le scarpe. Ormai i bambini fino a una certa età hanno soltanto scarpe con lo strappo, no? Vedo che è molto più facile per tutti, però dobbiamo sapere che un certo tipo di allenamento toglie delle abilità, delle capacità su un altro versante. Quindi il corpo sicuramente al centro in questa logica, però proprio del corpo a corpo, direi. Ed effettivamente la dimensione comunitaria è un setting privilegiato da questo punto di vista, perché lì i corpi ci sono, si toccano, scambiano, hanno esperienze insieme. Quindi assolutamente, a mio avviso, è proprio una via per il futuro. Anche su questo tipo di clinica che non è solitamente pensata come una clinica comunitaria.